Per me Fedez, guarda che è nella situazione in cui può droppare la bomba. Cioè, te lo dico. Secondo me. Questo può voler dire tante cose di cui io mi voglio ovviamente discostare. Cioè. Che mossa ha fatto? Ha fatto un counter matto? Provo il Twin Needle Steel. Ok. Che vadano a vedere il rank su BG Achievements che ho. Poi dopo vediamo se parlano ancora. Ti è piaciuto a te, Waze? No, ci sta, solo a Castora non piace. Guardati sto robo, guardati sto Pertiani. Imparasse un paio di speciali non sarebbe male, sta roba. Un po' lento. Godmon il cazzo, però. Vabbè, ma Mastro, poveretto. Chissà dov'è oggi, Mastro. L'altro giorno mi ha scritto che ce l'aveva un po' con alcuni di voi, il Mastro. Gli ho detto, guarda, oggi non è giornata. Merda. Forse dovrei rinominarla al posto di Ballata Pasquale, Flammata Pasquale, anzi, non saprei. Veramente, boh. Lallallero, lallallà. Ah, c'è Water Absorb questo. Cazzo, non l'ho visto la prima volta. Perché ero andato. Sì. Vabbè, magari non riesce oggi a venire in call, Madonna, cioè, che guardia, oh. È Pasqua, la gente normale. È da sua zia, vedi, cioè, è da sua zia, cioè. Castoro non mi sembra veramente il caso, magari c'è pure l'audio condiviso con la zia, anche perché oggi chiaramente non siamo per nulla blasfemi, perché è Pasqua, quindi, cioè. Vediamo. Oh, comunque sto tipo se al 13 ti impara quando è? Al 18? Al 18, all'11 era l'altra. Ale, che fai da zia? Ma sai Rimpe che c'ho una run in corso ante 6 che secondo me potrebbe spaccare un bel po' con il mazzo plasma, cioè, ma il mazzo plasma quanto è no sense Rimpe? Quanto è no sense il mazzo? È inutile che dissi Balatro perché c'hai due di qui, bro, come al solito, cazzo. Ma cosa vuol dire bisogno? Ma nessuno ha bisogno di. Cioè, uno lo fa perché gli piace e si diverte. Cioè, che c'entra bisogno di. Cioè, boh, non capisco. Però tu lo dissi a prescindere perché c'hai due di qui. E manco, non so. Questo è sicuro, Castor, cosa è sicuro? No, sto il mazzo plasma e c'ho il. Ti faccio vedere poi lo screen della build. Insomma, poco, prima ero ante 7, ho trovato il coso che mi fa tornare indietro di un ante, però. Quindi sto ante 6 e sto scalando un bel po', c'è tipo 200 passa monete, c'ho. Non è male, non è male. Ma ieri, era ieri, no? Mi pare che c'era Sators nel gruppo Telegram, appunto, che non so se avete letto, perché poi molti sto weekend, magari ieri erano via per Pasqua, o sono via oggi o domani, insomma, vabbè, che era andato in palestra, va al Montone, e c'era Maria Sofia in palestra con lui. Cioè, boh. Appunto, quindi l'ha beccata, lui ci va da 5 mesi, sta a palestra, però non l'aveva mai vista, e insomma, l'ha beccata in palestra lì, allora ha detto, cazzo, fatti una foto, cioè, potrebbe. Fatti una foto non per, capito, ma semplicemente per fare una foto, ce la manda sul Telegram, facciamo un alert con la foto di Sutters e Maria Sofia, cazzo. Cioè. Sì, ma il punto è che è un timidone, quindi lui non le fa ste cose, cioè.
Anche, cioè, il punto è della gente, secondo me, al giorno d'oggi, poi molti sono timidi. Cioè, tipo io, ieri anche ero in centro a Pavia con, vabbè, la mia ragazza, un altro mio amico, un mio mod, Simone Deo, oltretutto, che conosco da un sacco, così. E nulla, boh, passiamo davanti a un locale, io stavo facendo, a una certa, insomma, mi è venuta la smania, volevo fare un game di ladder su Hearthstone, quindi mentre camminavamo ho fatto un game con Hunter, il ladder. Grazie Dennis delle 5, vedi? Vedi. Bella Dennis, grazie mille delle 5. E una certa vediamo un locale che volevano, che faceva tipo aperitivi a gourmet, e loro si vergognavano di andare a chiedere quanto costasse, quindi mi sono dovuto andare io a sentire, perché cioè vecchio, cioè, avevano vergogna di chiedere quanto costasse l'aperitivo in un locale. Cioè dico io, boh, non lo so, ormai è il giorno d'oggi, cazzo, la gente ha paura di chiedere qualsiasi cosa. Capo, ieri per lei ho speso parole veleno sul tuo conto, me l'hanno detto, me l'ha riferito alle pre, parte che c'è anche in chat, l'ho anche sentito su Telegram, e c'è anche Matti Viking Call, me l'ha riferito, e adesso prenderò provvedimenti disciplinari nei confronti della lepre, che te devo dire, oh, cioè, questo è, ragazzi, oh, domani che partite ci sono, Castoro in Serie A, invece, non mi ricordo. Destiny Bond è una palla, però. Perché non... No, wait. Ah no, lo posso stabilizzare, ok. Io non so bene come siamo messi in classifica, in realtà, sai, al Fanta. È un po' trollato, quindi mi devo incazzare col bed. Vabbè, cioè alla fine il Fanta è quello, cioè chiaro, un po' chiaramente un po' la formazione Conte, però tra chi ha le varie formazioni buone poi va di culo, cioè c'è gente che arriva primo. Cazzo, quando guardo... Oh, minchia. Attenzione, ragazzi, eh. Attenzione. Da Lega, capiamo, eh. È da Lega? Capiamo, cioè capiamo un secondino, cazzo. Lava Pluma, lo sire. Rock Tomb al posto di Octazuka. Ancora 0-0 su TR, se no ci sarà il Castoro che ci può aggiornare sul Petsong. Mi sa che devo dare... Minchia, mi sa che devo dare il PP Max su Octazuka, però mi fa un po' cagare. Solo che è l'ultimo trainer, altrimenti rischio di non farlo. Allora, Octazucalo. Qui in call, Mattivic? Sì, è in call Mattivic, almeno poco fa c'era, non so se ha dovuto quittare perché... No, c'è in call, c'è. Stava settando cose brutte. Può dire tutto e niente, ragazzi. Questa cosa, cioè, oh, perché se riesci poi a fare con lo shortcut, mandamela in caso. Anche se loro, visto che la giocano tutti senza shortcut, perché dicono che poi snatura il gioco o altro. Quindi, boh, non so. So ben io, magari. Se uno la. Vabbè, nel senso, metti che giochi la Super Kaizo e la vinci, cioè, almeno cazzo te la considerano legge. Cioè, li fai rosicare per bene, se è la stessa ROM che gioca a loro, li fai rosicare per bene in quel modo e via, cioè. Io provo la palla. Vabbè, tu me lo dici a me, anche secondo me non ha senso, però vecchio, ognuno ha le sue idee, le sue... cioè... Fai conto che loro l'avevano fatta la patch in cui tipo ti dava subito la lettera quando salivi il boschetto o altro. Eppure sono loro stessi che l'hanno tolta dicendo che secondo loro la fine snatura. Vai. Let's go, Onski. Ma tanto fammi fare sta cazzo di palestra, zio, pena. Eh.
Non che sono riuscito a incastrare sta live, è stata tanta roba, per i miei frati, per la community, per i ragazzi. No, ma sai che mi avete gasato perché ho visto che eravate in link su Discord e così via. Ho detto, cazzo, dai, facciamo una live con i ragazzi al volo. Mi sono riuscito a... Struggle bug, a posto. Dio cane. No, ma davvero, ok. Pensavo crepasse lì, Swallow, no. Vediamo, let's gonski. Allora, gli diamo la mag, punto esclamativo bacche, ragazzi, che volevo vedere se confonde o no la mago, per curiosità, sul pertiantibus. Mago Berry, Brave Quiet Sassy, Relaxed, noi siamo docile, quindi non confonde, allora si può dare nel chill. Vai, let's gonski. Quanto è quotato che crepo dalla erba prima di subito, tipo? No? Sì, vabbè, minchia massa. Minchia, è vero, cioè, che robata è? Orco Dio. Oh, madre. Vabbè, finché fa in grain, poi lo sciotto. Il chill. Azumeril. Provo l'Octa. Facile, cioè, brother, con la paglia sta pietra, eh. Ora, ma mi tocca lasciare il PC acceso, zio cane, cioè, che vita di merda, perché non salva, cazzo. Cioè, grazie Archetto del follow, grazie del follow, bro. Reflex. Ma infatti guarda che prima l'ho dissato il Wazer, dicendo che cioè, per forza, prima l'ho dissato il Wazer. Il Franco. Merda, il Franky Antibus. Avevo capito che fosse... Merda, il franchiante, cazzo. La gasa è il franchiante, però, eh. Cioè... Ah, quindi... Ma se sono al terzo tipo try di oggi fuori da Petra, bro. E ti faccio di media 3 out of Petra stream. Cioè, sta dit. Poi crepo la quarta palle. È vero, cioè, che cazzo vuoi, Wazer? Mica per dare l'apparenza che faccio long run, mi metto a fare 6 what if sullo stesso Pokémon, che lo fai morire. La telepat, la palestra dopo, il trainer dopo ancora, quello dopo ancora, e fai comunque il what if finché non arriva la Lega, cioè. Merda, però, cioè, tra un po' ci sarà il V-Tournament, ma non so mica come lo vorranno strutturare. Io spero sia una roba tipo stile. No, io dico, sono curioso di vedere come si farà. Cioè, io spero sia una roba tipo stile Pill. Sarà figo, cioè, sarebbe figo. Vediamo. Comunque ridiamo e scherziamo. Quello più preoccupante è Kuroi con 4000 tra aiutati. Ma Kuroi non sta più giocando da una settimana perché sta programmando. Cioè, a 6000 try non gioca da una settimana perché si era messo a programmare la Kaizo di Fairred con lo split fisico speciale. Fai conto, per cui, cioè. Vedi, loro stanno dissando per nulla. Cioè. No, dico che... Vabbè, tutti, bro, le hanno subite le robbery, cioè... Era Kaizo, cioè, voglio dire. Giochi ad altro se non vuoi subirti le robbery, cioè, alla fine sono belle, certe volte. Belle no, però, come dire, cioè...
a parte del Aria Lace su Gear Grind, quasi quasi la metto. Cioè, Gear Grind fa merda, però non fa coverage a nulla. Praticamente. Bella Steph. Tutto bene, caro, te come stai? Comon, ça va. Se tu non subisci la roba e trolli la rank è diverso. Vabbè, detto dal Palazzi. Sì, però, bro, l'avesse detto, cioè, capito, me l'avesse detta Frank sta cosa, l'ha detta il Palazzi, bro, cioè, uno che viene dissato pure da, cioè, dai morti sul Telegram, cioè, capito? Ma vai, un bel Dragon Tail Pasquale per replicare qualche collega ci poteva anche stare. Non ridere, Waze, perché... No, ma mi spieghi perché stai ridendo? Cioè, ma sei pazzo? Ah, ok, no, perché dico, boh... Cioè, comunque bella questa live, proprio totalmente extra, a orario random di Pasqua. Cioè, pazzesca sta live, così, boh, che ha completa... No, non la faccio oggi, Castor, non la faccio oggi la tier list dei clown. Sì, ma bro, va, cioè, a parte che ci sono varie persone che oggi non ci sono che la volevano vedere la tier list in tempo reale, quindi non mi va di farla oggi. Sì, la gente normale oggi è via per Pasqua, bro, cioè non so se te ne rendi conto. Cioè, non è come noi che è qua in cola, la maggior parte della gente oggi è via per Pasqua, cioè è con i parenti e altrove, cioè non è qua ad aspettare noi che c'è la tier list dei clown in una live che avevo detto che probabilmente non avrei streamato oggi, quindi cioè non so se ti rendi conto di questa, cioè alle 6 di pomeriggio del giorno di Pasqua, cioè non lo so, penso che giorno peggiore durante l'anno dopo il... alle 6 esci con gli... alle 6 di solito fai a mezzogiorno con i parenti, alle 6 stai con gli amici di solito, cioè alle 6 verso... ma no, ma anche Pasqua, ma bro, ma sono tu, poi la gente è via, cioè sto weekend è via, molti, cioè vanno, sono in vacanza la nostra maggior parte della gente, cioè non è che sono qua ad aspettare noi che c'è la tier dei clown, cioè. Ma sono a Voghera, cazzo Frank, altrimenti sa... Non ci credo, sono praticamente morto da questo rincoglionito assurdo. Cioè. Vabbè, Fela, però tu non sei la legge, cioè, come dire. voglio dire. Mi fa morire le persone che dicono, vabbè, io faccio questo, quindi, cioè, non vuol dire che sia così, cioè, però non funziona così. Altrimenti pure Castor ti dice, io vado a minorenni, però non è che uno ci può andare, capito? No, Erbander ha scritto, io ci vado, vedi? Vabbè, ma poi voglio dire, adesso, a parte tutto, a parte tutto, se... Davvero, la legge italiana penso che sia, se non l'hanno cambiata, se a 14 anni in su, se ti danno il consenso, in realtà è tutto, dovrebbe essere legge, se non era 14 anni addirittura. Alcuni dicevano se, no, vabbè, che alcuni dicevano 16, ma in realtà un giorno se ne parlava e qualcuno in chat che studiava legge così una mattina ha detto, guarda che è 14 in realtà, boh, tipo qualche... Cioè, comunque questi vedo molto ferrato sull'argomento, chissà. Ma ah no, pensavo perché fosse, perché era l'età media delle, no, ma perché pensavo fosse l'età media delle tue mod, quindi no, ma non ho detto nulla, cioè non ho detto, no, ma si vede che alcune le ha demoddate, non lo so, vabbè, senso, cioè. Mm.
È della tua zona il rosso, Mattivic? Ah, minchia. Bella paladino. Ma vai a fa' in culo, Castoro, zio cane, che ti mettono in gabbia quando provi a tornare in Italia. Cioè, zio Pera, arriva. Vorrei vedere un episodio IRL, cioè quando vai in aeroporto per ripartire, mi devi girare tu, Castoro, facciamo un grande content, una puntata di Airport Security Australia, mettendoti d'accordo. Cioè, a quanto era una droga Airport Security Australia? Cioè, fermavano quasi. Qualsiasi cosa fermavano lì, cioè, minchia. Delle guardie assurde. Ci vai per passioni strane, capo? A chiavare qualche teschio vai nelle catacombe. Cioè, no, non lo so. No. No, ma questa cosa è veramente grave, ma no. Cioè. Eh sì, paladino, però a Parigi ci sono andato svariate volte, ma non sono andato nelle catacombe a Parigi. Cioè, vabbè, ogni tanto paladino scrive cose, cioè, ma a Parigi non ci sei andato spesso, a sottintendere che vai nelle catacombe. Se ci... Minchia, penso che a livello di stupidità lui possa battere tutti, zio cane. Merda, lì è una bella gara tra chi è più stupido tra tutti, non lo so. Però no, dai, Dennis non è così stupido, ne ha droppate pure 5 oggi, quindi chiaramente, cioè, lo devo trattare meglio, cioè, ci mancherebbe altro. Oh, zio cane questo. Non ci credo. Madonna, che robata. Dai, ma veramente. Ho anche fatto Octazooka e dico, cazzo, gli toglie più vita. Ovviamente. Io me lo ballo, secondo me, ragazzi, qui. Tanto, cioè, qua tanto vale ballare. Difatti. Ora ti curi. Eh sì, per quello ho fatto Octazooka prima, ma è... Qua provo un Octazooka matta, uno di vita. Oh mamma, cioè... Octazooka è troppo forte, ma diciamo che non è male stab. Qua potevo fare anche un... Sì. Ma cosa vorremmo qua? Earth Power, secondo me, più che Scald. Ma brother, è stab, è rottissima. Cioè, è rottissima Earth Power su questo. Cioè, che scherzi. Sì, ho capito, ma Octazooka è già una coverage d'acqua. Twisteron. Ma una cagata la mossa, tipo Twister. Vabbè, oddio. Twister. Reflect era la prima palle. Gliela potrei dare su roccia tomba, eh? Ci sta. Tanto. Sì. Buona, no? Sì, vabbè, però buona. Cioè, è ok, ce la insegni, ma non è che sia forte. La do su roccia tomba, tanto per Shedinja c'ho la lava plume. E via. Octazucaro. Cioè, boh, 40 miss. Adesso provo un twister matto, allora. Per tutto questo... ma perché io sono lentino, comunque. Non pensavo di essere un po' più veloce. Castoro, posso chiederti cosa ne pensi di Kevin 1992? Ah, ci sta. No, nel senso, pensavo che dicessi una delle tue.
No, vabbè, mi aspettavo più cattiveria, invece ti vedo molto, molto tranquillo, ti dico la verità. Ma la domanda è, ci balliamo la grotta di Iglet? Puttana. Di Luke 8202 cosa pensi, Castoro? Vabbè, ma l'ha chiesto lui cosa ne pensa di me, e io ti ho solo riportato, cioè... Grazie Kevin dei 18. Ma infatti è stato... Oh. No, infatti. Vabbè, 4 dai, cioè alla fine... Vabbè, quello ci può stare, c'è anche per forgiarli, capito? Qualche time out è anche per forgiarli, che magari hanno scritto la roba matta, hai capito? Ah, vabbè, ok. No, questo non ne ero consapevole neanche io di sta... necessariamente, di sta sorta di tier list, però, insomma. 4 time out... Ma poveretto, ma dai, togli il time out, ma sei matto? Ah, ok, no, dico, che cazzo fai? Sei mattone. Ma poi, cioè, Trix, sai cosa mi fa incazzare di Trix? È che Trix giocava a Snap, poi ormai l'ha droppato da un po', chi è che non l'ha droppato? E vabbè, e ha speso infiniti. Vabbè, sì. Te perché prenderai 50 gol. Vabbè, sti cazzi. Comunque, aveva speso un botto di soldi in variant e non ne ha droppate 50 qua ancora. Il che è un po' imbarazzante, a mio parere. Castoro. Ma vabbè, sì, io esagero chiaramente, però. Cioè, gli hanno pure regalato l'uovo di Pasqua con dentro il lingotto d'oro. Zio cane non ne droppa, assurdo. Cioè. No, vero, Castoro, questo non è bello da dire, cioè è quasi misogena sta cosa, cioè. Non mi pare il caso. Bella Quaraz. No, ma è così già da un bel po', che l'ha cambiato. No, ma un sacco di tempo che l'ha cambiato. Sarà tipo un sacco di mesi, già. 5-6 mesi. Perché lui fa il tatuatore, Per quello l'ha messo, non a caso. È un tatuatore matto il Quaraz. Ragazzi, no, non so, cioè Castoro, veramente io non sono d'accordo con quello che tu stai esprimendo in questa stream oggi. Però tu l'hai letta ad alta voce, hai detto che ti associ, cioè come dire, se uno scrive, non voglio dire certe cose, ecco. No, non lo dico, che cazzo te ne frega, fatti i cazzi tuoi. Cioè. Oh. Mamma mia, il sontuoso. Sto preparando un reel, cioè stamattina ho preparato un reel che uscirà mercoledì, poi ne sto preparando un altro, dove ti dico, c'entra anche il Duce, però... ho semplicemente detto c'entra anche, non ho detto altro. Non ho detto altro, cioè... ha gasato, venerdì sera ho mia torminchia. Minchia, è vero, effettivamente. Cavallini sulla mia maglietta.
Ah, oui, sì. Mamma mia, ormai Celebi ti giuro che mi killa sempre, cazzo. Celebi o Shaming ci perde le rem. Fisso, ormai questo mi shotta con se la becco a livello più alto mi shotta. Bella Riccardo, hai mai fatto un raduno? E invece uno nel 2021, se non erro, che erano arrivati, eravamo in 12-13 a Bologna, che sono arrivati anche da varie parti d'Italia in estate, me lo ricordo ancora, che eravamo andati a mangiare una pizzeria, poi in realtà avevamo in piano di farne altri, no, quello lì fu secondo me fine 2019, inizio 2020, poi avevamo in piano di farne altri, e sempre in quell'anno, poi ci fu il Covid e quindi rip, poi dopo non se ne più... Oh, ma sì, organizzerà tutto. Ha detto Castore quando torna in Italia vuole organizzare il raduno e pagare tutto lui addirittura. Ci ha detto, boh, vuoi far perdere la verginità ad alcuni in chat? insomma, dal Mastriante? Ma sai che secondo me tornerà in Italia anche lui, ti dico. Detto che. So, come speriamo di no, dai. Cioè, Savage. A parte che devo vedere la grotta, cazzo. Ho perso un trainer di XP, ma va bene. Buona Pasqua al clown di Twitch. Sta zetta, Davide. Davide. First I was afraid. I was petrified. Vai. Oh, il Kanga scammato. Lo vogliamo ballare, tanto non vanno i safe state. Quindi quasi quasi. Il punto è che io ho zero di speed, quindi crepo da qua a breve. Cioè, ci sono già vari mon che a livello più simile al mio mi shottano, quindi tanto vale ballare. Per Pasqua si balla, bro. Che cazzo ce ne frega? Stai a vedere che è un god. Oh, guarda che non è male sul serio, eh. Oh, non è male sta roba. Cioè, non è terribile, eh. Solo che c'ha solo. C'ha letteralmente solo headbutt. Quindi, cioè, se becchiamo uno spet. Vabbè, sì, ma faccio steel wing. Ma che roba. Gli shedinja mattone. C'ha più speed anche. Ma... Le MT dei capipali, sì. Guarda che roba, oh. Non le manda mica a dire questo. È che l'attacco non è così alto in realtà, purtroppo. Cioè, ogni tanto fa anche più uno perché c'ha il più, quindi a quello lì anche per. Cioè, più che altro ho praticamente finito gli headbutt. Vediamo. Shift rimatto. Ma sì, posso anche fare steel wing. E più che altro ho un PP max che ho tenuto. Quindi sono stato. Molto mi pare di aver tenuto un PP, sì. Vedi? Tac. Me lo ballo così, fra. Vai nuip, è battiante matta. Di stats è decoroso. Cioè, nuovo termine imparato, decoroso. Pure la Candy, oh, sì, ma la Candy ha poco senso ora, secondo me. Tu dici per fargli imparare. Che mod? Sì, sì, l'ho già detto l'altro giorno che ho commissionato un emote con Registeel animato che alza le braccia. Insomma, vabbè, insomma. Sì, sarà. No. Fai il bravo Azor per cortesia, diciamo. ma sai, Sator è un po' nostalgic.
No, lui era tan grande tifoso della Roma, però ma il discorso è che anche svariati tifosi della Roma sono nostalgici. Cioè, voglio dire, quindi guarda il brasiliano. Effettivamente. Vabbè, Wazor, dai, di che non te ne fai due risate sul brasiliano alla Zanzara. Dai mo. Ho capito, ma allora, cioè, ma allora che cazzo fai sto discorso con chiunque? Il brasiliano è clamoroso. Secondo me Salvini così. Ah, non sapevo neanche ce l'avessero tutti il Brasile. Cioè, non pensavo. Cioè... No, mettimi quello del brasiliano. È clamoroso, Castoro. Sì, sì, quello la voglio. Cioè. Metti Maria Sofia e Federico, merda. Va al montone. Minchia, c'è questo Relicant che c'ha Rocked, mi sa. La Roccheddiante. Ma guarda che forte sta roba, c'è di... Impara un'altra fisica buona, una setup. Questo è la prima lega fatta in grotta Diglett. Cioè, sì, sì, sì. La Swampert era lento, aveva il 40, 60, 59 di speed. Fai conto, quindi. Questo non avesse più attacco sarebbe meglio, ma vabbè, insomma. Sbattalo 49, struggle bug, meglio di Roar, that's for sure. Gyarados sbat. No, no, è speciale, è steamroller lì, steamroller quella. Ma l'ho preso in grotta Diglett, Ale, questo, stai scherzando? Ale, mi hanno detto che ieri sera hai speso parole non belle, c'è Castoro che ti ha gigadissato poco fa dicendo che... Mi hanno droppato la cura e si dio canon hit una volta, Maremma Maiala. Ma infatti... Oh, Night Slash, oh, ma che scherzi, è matto questo, eh. Sono morto. Madonna mia. Oh. Oh. Merda. Guarda che questo qua da grotta Diglett, socio, cioè... Water Pledge. Water Pledge matto. Però potrei tenere Swampert come slave. Che cambia lo slave in Swampert, così è un bello slave al 40. No, però perché poi dopo quando mi fa cut mi pulla la robbery, effettivamente, vero? È una robbery, cioè, effettivamente... Lego, ah, ma le regole sono quelle, le ho lette già tutte ieri bene. Hanno sbannato le mosse. Sono state sbannate le mosse che curano ma fanno danno a opponent. Quindi, tipo. Assorbimento, Drain Punch. Non volevo andare qua. Assorbimento, Drain Punch e quelle robe lì, capito? Sostanzialmente. Oggi torna il Francone in sede e si gode lì, eh. E si gode lì, bro. Vorrei avere.
Guarda che Pokémon che... L'ho preso in grotta Diglett questo, eh. Cioè, l'ho preso in grotta Diglett questo perché è mancato ieri. I don't know... Ho fatto tipo un'oretta e mezza in call con Castoro e gli altri verso pomeriggio tardi. Grazie Xua del follow, grazie brother. Grazie bro di Antibus del follow. Upon a time Ed batto. Ah, bro, è stato tipo verso le 6 di sera, 5-6 di sera, che ho fatto un'oretta e mezza in call con Castoro, Mattivic e così via, a caso. Ero fatto un bro, ma si bloccava ogni bacca ad ogni Pokémon, che nervoso. Ma che bacche hanno? Cioè, la bacca variano o hanno sempre una determinata bacca? Variano? Merda? Pazzia però, eh? È sontuosa lì! Vabbè, chiaro che se c'è il Pokémon debole al fuoco, magari la bacca che è, appunto. Sì, che poi in realtà in quella gelina non c'è. Che sfiga, ragazzi. Why am I never ever fucking lucky in my entire life? Io proverei una soddina. Senza overcommittarmi. Il wing. Nice. I don't know what to do. I'm always in the dark. Ok. Buono. Rindoberry. Tattica. Questo l'ho fatto. Devo uscire in alto, no? Ora? No, forse ho missato una trainer. Mi sa di aver missato una. Ho missato una trainer? No, no, ho fatto tutto. Ok. Andiamo in alto. Vediamo. Bella Pelvo, ho appena switchato la Kaizi in sto momento. Tutto bene del resto, dai. Tutto ok, ho switchato la Kaizi ora, ho fatto un paio di BG. Drood Beavers, grazie del follow. Questo fa molto odore di Hunterwolves, questo account, però lascia stare, dai, va bene. Fa molto, molto, fa veramente molto odore di Hunterwolves, questo account, cioè te lo dico. Drood Beavers. Coglioni, ragazzi, madonna. Cash. Hunterwolves in maturità fa odore di ste due cose. No, no, no. Cash. Drood Beavers, se non fa il bravo, prende il volo non subito, ma prima di subito, se non è gift a uno immediatamente. Cioè, te lo dico. Ciao, Vez, sì. Che rincoglioniti, ragazzi, che siete, porco Dio. Comunque, alcuni di voi, cioè, sono veramente... Can bring me back to you. Mm.
Ultra Bollen. I'm bowling, 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 bowling. Bowling for myself, no? Ok. Bella Cannolo, grazie del follow. Ma già non mi seguivi, Cannolo? Ti ricordo... Cannone sì, ma anche te Cannolo, no, non mi seguivi? Ah no, ma Cannolo è il 31... Ah, Cannolo no, è un altro coglione. Ah, uno degli scemi, ok, ok, come l'hanno detto. Siamo da capo. Prendete il volo, ragazzi, vi avverto, cioè. Non mi sono curato i pipì, vero? Mi sa che non mi sono curato i pipì di Headbutt, vero? A meno. Cioè, dovrei comunque doggiarla sta palle. Cioè, sto dungeon. Perché comunque sia. Cioè. Cannone Cannolo. Ah, allora, Junk è ok perché con entrambi gli account è sub. Altrimenti non sarebbe ok. È che sub e dona con entrambi gli account. Altrimenti non sarebbe ok. Questa è la differenza. Hai capito qual è il discorso? Cioè, è abbastanza incredibile. Grazie, mastro. Ma ti ha risposto la... Ah, vedi. Io penso di sì, perché le farai un po' schifo, però. Se sei sicuro di questo... Di sorriso... Due occhi enormi da bambino, due occhi enormi di paura. Molto bene qui, eh. Oh, comunque sto Pokémon che ho preso in grotta Diglett, zio cane, sta spingendo, eh. Se questo ti impara una dragodanza, una fisica buona al posto di Steelwing. Qual è la migliore che possiamo imparare per coverage oltre Night Slash e Deadbutt? Qualcuno faccia la matematica e me lo dica immediatamente, cazzo. Na 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 na. E Q, dite se può essere. Comunque. Anche Stormthrow. Meglio Stormthrow o meglio Brick Break? Stormthrow un 80 tecnicamente. Però se uno c'ha il fatto che subisce meno dei crit. No, è meglio Stormthrow. Quanti BP c'hanno? Non mi ricordo però. Non mi ricordo i BP delle due mosse, c'è da dire. Coming. Ah, devo riprendere lo slave, vero? Nan 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 nan. Don't stop. Let's go, Ski. Bella Castoro, ho appena switchato, non avevo neanche preso gli item qua, penso un po', mi ero scordato, mi sa. Ieri. Tutto bene, ho appena switchato. Alla Hysiante Iron Mons. Allora, vai. Ora cosa devo fare pure? Devo andare al Team Magma, giusto? In alto, no? Confondo ogni tanto.
cercando di... Perché non me li fa comprare? Wait, what? Ah, non hai room. Oh, non avevo letto. Maxone via. Toss yes. Electrizer toss yes. Protector toss yes. Pure Incense toss 2 yes. Waterstone toss 2 yes. Revival Herb toss yes. Oval Stone toss yes. Muscle, che cazzo, aumenta pure l'attacco, non è male. Allora diamo il muscle, direi. Buono. Ma perché non c'è chi... Ma magari la vado a cercare anche la grotta di Diglett. Oh, ok. Devo prendere gli altri di Repels. Vabbè, amen. Va bene. Steroidi per Kangaskhan, sì, esattamente. Stavo vedendo l'altro giorno un video che uno mi aveva linkato nel Telegram, se non erro. Sì, sì, lo so. Vabbè, ma perché non ho intenzione di cercare di nuovo la grotta? In caso ci vado, tanto le ritrovo, cioè non è che... Headbutt. Comunque, non so come, ma stack ogni Pokémon. Boh, cioè... Non è che ho sto attacco da dire allucinante? Comunque questo è un gran mone di stats, cioè... Non mi sassi. Ma non è allucinante l'attacco, è buono, ma... Cioè, Swampert aveva molto più special attack in confronto all'attacco di questo e non shottava nessuno. Sarà che era scriptata la ROM, probabilmente. Che, cioè, hanno messo in sta ROM qua che abbiano più difese speciali, perché il Pertiani poteva essere scomodo con quello, capito qual è il discorso? Col Pert era rotto, ma no, non penso proprio, aveva 60 di speed al 40. Cioè, ospidava praticamente un sacco di Pokémon, quindi così rotto non era. È più forte sto Kangaskhan dello Swampert di prima, Cioè, almeno c'ha speed, bro. Alla fine la cosa più importante è la speed, voi non voi. Che se ne dica, è la cosa più importante la speed. Dio cane. Devo tirare una curiolla, mi sa, eh. Mi devo momare un po' il milk. Sì. Certo, ovviamente, bro. Nulla. Mi sa che provo a farlo su quello dopo. È una merda sta questione. Fammi vedere se ho una candy magari per la Lamberry. Gli do da tenere la Lamberry per dopo e provo a shottare ora. Vediamo. Nice. Give. Gli do la lambda a tenere e provo a shottare lì. Ragazzi, me lo devo ballare sto trainer, Non ci credo. Non ci sto credendo, però. Ma di nuovo, cioè, Cross Poison mi avvelena al 20, Blue Flare mi cosa? Cioè, vabbè.